parte dalla Sardegna un progetto europeo guidato dall'ISPRA per il ripristino degli habitat del Mediterraneo. Ripristino da cosa? Dai rifiuti che abbiamo lasciato sommersi, tra cui le reti che uccidono ancora in modo indiscriminato. Il progetto Strong Sea si svolge lungo la costa nord-occidentale della Sardegna. Il suo scopo è rimuovere gli attrezzi da pesca dispersi in mare. Perché? Perché questi danneggiano gli ecosistemi marini, in particolare la posidonia oceanica e il coralligeno, e inoltre continuano a pescare provocando la morte inutile di pesci, rettili, mammiferi marini. Sarà per noi molto importante la replicabilità delle azioni del progetto, andare a svolgere le medesime azioni sviluppate nel Golfo della Sinara in diverse aree del Mediterraneo, sia lungo la costa italiana che in altri paesi. A questo progetto si può partecipare attraverso l'applicazione SeaWatcher per segnalare e geolocalizzare rifiuti spiaggiati o sommersi, ma anche specie marine di interesse. Le reti da pesca abbandonate sono già nel mirino della Guardia Costiera, che in questi anni ne ha recuperato 36 tonnellate dai fondali, il peso equivalente a 1.200.000 bottiglie di plastica. La Guardia Costiera sottolinea che le reti sono un pericolo anche per chi si immerge, quindi, se le vedete, segnalatele alla Capitaneria di Porto, ma non provate a rimuoverle. Il rischio di rimanere impigliati è alto. Le reti sono una minaccia concreta da cui tenersi a distanza.